Prendere l'ascensore. L'ho visto fare un mezzo sorriso. Okay. Ecco, ecco cosa. La soluzione. Un ascensore. Che cos'è? È una stanzetta che va su e giù. Su, sono stupito. Una domanda simile sarà stata rispettata da Bob. Ok. Ehi, voi! Io lo so cos'è un ascensore. Non posso colpirlo. Ok, ora posso. Ah, oh cacchio. È la sfida della pagoda. Lo sapevo. Erano troppo. Per eseguire un attacco volante, premi. Grazie, comando... l'ho scoperto a mie spese da solo. Un urto a terra e... Già fatto anche quello. Aspetta. Colpiti. Ecco fatto. Prosegui pure. Ma io già che ci sono. Un paio di lampade ve le rompo. Ma perché sono un mostro. Sono una persona cattiva. Calmo. Allora aspetta. Colpito. Preso. Vieni qui. Ecco fatto. Allora dammi altre lampade. Ho preso un trofeo ma non so quale. Che è successo? Ah, ok. Quinta piano, utensili da cucina, reparto intimo e sala controllo robot. Ehi, Doc, dov'è la sala di controllo? Pare che tu sia solamente nel torace del robot. Devi raggiungere il braccio da solo. L'ascensore non riesce ad arrivare in alto. Mi ricorda un certo scienziato con la testa di insetto. Ma scusa, perché devo fare il giro così? Quando basterebbe farlo così, sono già arrivato. Basterebbe saltare su sto muro, arrampicarsi. Altri missili, attento! Altri missili? Dentro al robot? Wow, certo che hanno delle difese con la piccola, non credete? Aia! Ok, questo è stato un errore. Questo è stato decisamente... Vieni qui. Colpito! Premi il comando indicato per attivare gli oggetti interattivi. Ecco fatto. Vieni qua per favore. Aia, cosa mi ha colpito? Scusami. Allora, intanto Anello mancante! Anello mancante! Ma non si è arrampicato! Ah! 2, 3. Ah, ecco. Ho preso un trofeo ma non so quale. Perché il gioco non me lo fa vedere. Oh sì. Allora, aspetta. L'anello mancante ti c'è giù la testa, amico. Dov'è? Non era così male. Ok. Ok, missile. Colpito. Mi è piaciuto, signorine. Colpito. Dice giù la testa, amico. Vieni qua. Preso. Sta troppo bene, scemo. Ecco fatto, grazie. Avevo proprio bisogno di una cura. E tra l'altro, scatole non le lasciamo indietro. Si sa mai, possono sempre servire. Aspetta. Allora. Anello mancante! Anello mancante! Non è stata bella questa morte. Me ne rendo conto. Ma non si arrampicava. Non fate arrabbiare l'anello mancante. Ecco fatto. Abbiamo perso 2000 punti per niente. Sarebbe bello se potevo distruggerlo anche a mano, però fa niente. Allora, addio ai robottini.
Ecco fatto. Ti stai avvicinando. Ancora qualche piattaforma. Perfetto. Ok, direi basta. La cosa importante è prendere quello dei doppi, cioè quello grosso. Poi quelli piccoli, vabbè, posso anche magari lasciarli un attimo da parte. Vieni qua. Presi gli esplosivi, perfetto. Sti robottini qua mi incuriosiscono, che non si possono colpire ma continuano a guardarci. Ecco fatto. Madonna, a livello di punteggi ne stiamo facendo veramente tanti, nonostante, vabbè, morti accidentali che non dovrebbero. Ma più che altro mi chiedo, ma scusami, perché l'anello mancante dovrebbe essere considerato un mostro? Cioè, nessun problema. Il fatto che è mezza scimmia e mezza pesce, siamo comunque suoi discendenti. Lo prendo come un sì. Cioè, non è un mostro, è... È un pezzo di evoluzione mancata. Wow, direi che tre giri su questo cavallo impazzito basta e avanza. Vabbè, come vuoi. Non commento neanche certe cose. Salute di ferro. Non tutti possiamo essere dei super geni, no? No, no, cioè, come no? Quanto manca alla fine di sto capitolo? Oh, oh. Ad aspettare così tanto mi sono dimenticato dove stavo andando. Bravo, Bob. Allora, come arrivo da quella parte? Scemo io anche che ho chiesto, in realtà. A parte che l'animazione di Bob è veramente brutta. Cioè, mi spiace dirlo, ma... Che cacchio di animazione è lui che va... Blub? Siamo dall'altra parte. Dobbiamo proseguire di qua, ma io intanto... Distruggo tutto ciò che vedo perché il gioco me lo concede. Ok, volevo vedere se c'aveva anche lui un attacco potenziato tipo tieni premuto quadrato, ma ops, a quanto pare no. Va bene, andiamo da questa parte se il gioco me lo concede. Attento il laser mentre sei sulla monorotaia. Il laser. Bividi bividi bividi. Ora dovrò andare da questa parte. L'importante è seguire già dove sono le sfere di energia. Poi il resto viene da sé. Cioè, è una cagata. Sai già dove saranno i laser grazie a questi. Ma è che è un gioco per bambini, per carità, però un minimo di sfida vorrei dire. Ma ecco, ah, ma posso romperti allora. Madonna mia. Avvicinatevi ancora, vedete. Mi ha fatto molto ridere. Questa scena mi ha fatto molto ridere senza un reale motivo. Il fatto che ha inglobato quella roba ed ha fatto blu. Io intanto distruggo tutto, visto che il gioco me lo consente. Allora, distruggi anche questo. Sai qual è un bel gioco che ti permette veramente di distruggere tutto? Red Faction Armageddon. Quello era veramente figo. Era veramente un bel gioco. E potevi distruggere tutto. Palazzi, strutture. Era un pelo, Bob. Gli era uomini fighissimo. Di Monger sono ovunque. Occhi aperti. Missione stealth. Accesso consentito. Attacco. Bra, mi è parso di sentire... Qui è Muldoon, signore, tutto tranquillo. Muldoon. Accesso consentito. Bene, Bob, ci sei. Ora, per attraversare il bioscanner, devi solo prendere in prestito quel cadetto. Oh, oh. Che cos'è? Cos'è, una granata? Che schifo. Ehi! Accesso consentito. Buona giornata. Aiuto! Ok, Bob, ci siamo. Ora, pensaci tu. È così. Appiccicoso. È stata una scena abbastanza strana. Confermato. Che
devi prendere. Sì, lo immaginavo. Basta, costitutoria. Scendi però. Wow, che porta educata. Oh, prendilo, prendilo, che non si sa mai. Accesso. Oh. Puoi usare le guardie come se fossero una cassa per superare le grate. Procedere al settore 7. Vabbè, confermato. Accesso consentito. Buona giornata. Sì, ma fammi passare. Devi però, a passare attraverso una grate. Grazie, lo so, fammelo fare però. Sicurezza superato. Accesso consentito. Allora, prendiamo la cassa. Vorrei aspettare che questo qua si giri. Se lo colpiamo è la fine. Preso. Ecco fatto. Ma pensa a sto povero Cristo. Io continuo a prendere trofei ma non li vedo. Pensa a sto povero Cristo che sta facendo la sua giornata di lavoro. Arriva un blob merdoso che lo mangia. Allora, calmi tutti. Buttalo via. L'ho fatto. Passa dall'altra parte. Bravo. Ecco, questi sono i minigiochi che mi piacciono. Calmo. Vabbè, ormai. Allora, aspetta. No. Ok, aia, ma che male. Un piccolo passo per l'uomo. Preso. Ma in realtà non mi serve però. Sputa. Che male. Oh cacchio. È ancora vivo. Oi. Ecco fatto. Allora io vorrei passare dall'altra parte. Non me lo fa. Non me lo fa. Mannaia la puttana. Uff. Eh sì, io sono scemo tre volte secondo te. Allora, calmo. Aspetta. Ecco fatto. Vabbè, ormai è andato. Quel muccio camminante. Quanta cattiveria nei tuoi confronti, Bob. Ecco fatto. Buona giornata. Oh, calmo. Sono solo un blob. Ecco fatto. Salta. Allora, i livelli con Bob sono terribili. Sono terribili per il semplice fatto che non va la cosa qua e non ci posso fare niente. Se in ogni livello c'è uno di questi, dobbiamo pregare il Signore di essere a full vita. Non tutti possiamo essere dei super geni, no? Certo. Oh! Ho appena realizzato di chi è la voce! Del professore! È lo stesso doppiatore del... come si chiama? Del presentatore del gioco della Bibbia. Oh, Gesù. Letteralmente. Il problema è che voi dite che ci sono potenziamenti, ma non ce n'è neanche uno. Sono solo sfide. Potenziamento. Scatto a catena. Oh, finalmente. Consente ai ginormi che eseguire scatti multipli quando affronta un gruppo di robot. Un buon tempismo, la chiave. Ok. I potenziamenti. Perché non me li fa prendere? No. No, ti prendo tutti a fare i pittori. Non dirmi. Devo comprare per forza le cose vecchie per comprare quelle nuove.
Ma che stronzata è? Allora, ci sta, ma no. No, dai. Per comprare i potenziamenti devi giocarti i minigiochi. Ci sta perché ci sta, ma no, no, per favore. Che tra l'altro ho appena anche realizzato che è lo stesso doppiatore che c'era in Shrek Super Slam, se non ricordo male, che era la voce dello specchio. Allora, i minigiochi non li voglio fare sicuramente adesso, li farò probabilmente a parte. Ci siamo quasi, speriamo. Ha lasciato l'edificio. Cosa? Non riesco a capire quello che dici. Zitto e vola. Siamo in un mare. Da zitto e vola. Scusa! Esplosione! Ha appena ammazzato dei soldati. Brava, così si fa. Ho una visuale molto chiara. Non era l'insetto sauro? Allora, uno e due. Ho preso un altro potenziamento, ho sentito il peteng, ma non ho visto nulla. Ecco, fatto. Grazie. Hai trovato una nuova via. Ma come? Come sta facendo? Cosa è successo? Infatti stavo dicendo, com'è possibile che riesci a fare quel grind così lungo? Ma scusami, io non gli ho dato la spallata al secondo robot. Com'è possibile che l'ho distrutto? Basta che gli vado addosso? Quadro giallo sulla parete. Ecco, fatto. Vai, passati lì. Ci vado, vai tranquillo. Scusami. Hai trovato una nuova via. Eureka! No! Ma scusami, come dovrei fare? Volevo provare a passare da qui a lì, ma non funziona. Puoi abbassarti premendo il comando di accovacciamento. Il riquadro giallo sulla parete. Guarda, sta via facendo. Vai, passati lì. Fenomenale, hai trovato una nuova via. Voglio ginormica, voglio. Voglio ginormica. Il rossetto gigante. Aia, mi ha distratto col rossetto gigante. Veramente ha funzionato. Sì, ha distratto la mia attenzione. Aia. Vuoi abbassarti premendo il comando di accovacciamento? Hai rotto le palle a ripetere gli stessi tutorial. Ecco fatto. Ancora, ripetimelo un altro paio di volte, magari ce la faccio a capirlo. Aia, di poco. Guarda, lo sapevo che sarebbe stato verde questo. Sembra che Monger faccia sul serio. Ecco, fatto. Rosso. Ho saltato troppo presto, ecco cosa è successo. Rosso. Fatto. Verde. Ecco fatto. Di nuovo schivato. Rosso. Aia. Vabbè, ce l'abbiamo fatta. Bel primo piano. Complimenti. Presto, Susan, la devi forzare. È l'unico modo. Cosa che hai già fatto altre tre volte, quindi non è che mi devi dire chissà cosa. Ecco qua. Tutto a posto. Cerchio? X, lo sapevo. Bersaglio cinormica riacquisito. Ah sì, solo se mi prendi. Per Giove. Comando. Quanti soldi ha speso il governo, scusami. Matrix style. Mm.
Quello verde alla fine non è difficile da evitare, basta saltare anche. Rosso, no, verde tutti. Ma non lo tiene per sempre allora. Altre difese. Altre difese dove? Ah! Ecco come si combatte. Dai! Era un'animazione. Non è giusto. Stavo facendo l'animazione, sennò avrei schivato. Bene, pure i missili ora. Come li evitiamo? Non so perché, ma questa cosa mi ha alquanto sorpreso. Abbiamo vinto? Distrutto dai suoi stessi missili? Ovviamente no. Verde. Aia. A questo giro è stata colpa mia. La superbia è stata la mia sconfitta. Uno. Due. Ecco fatto. Ho bisogno di cure. Un robottino che mi curi, per favore. Quadrato. Quadrato. Triangolo. Lo sapevo. Colpito e affondato di nuovo. Spero. Ok, un po' di cura. Poca poca. Grazie. Colpa mia. L'ho visto troppo tardi. Il primo è verde. Sai cosa? In questi livelli in cui siamo morti continuamente abbiamo preso pochissimi punti. Cioè tipo perdendo le 2000 morte abbiamo fatto 900 punti qua. 1400, 1900. Poco, eh. Così si fa sulla Terra. Perché dove sei? Mica sono alieni, è il governo. Cretina. Mi aspettavo quadrato per l'ultimo. Sì, così sulla Terra. Vado a cagare. Comando, sì. Il vendicatore sta arretrando. Ginormica è in movimento. No, Ginormica girava su se stessa come una trottola, però fa niente. Scena completata. Abbiamo fatto schifo. Va bene, in realtà neanche bene, troppo. Tutto a posto, credo. Bonus speciale perché è così a caso. Destabilizzante. Vuoi accedere però vedi che cammina. Che porta fino alla sala di controllo principale partendo dal punto in cui la mano si collega al corpo. Quindi prima devi scollegare la mano. Non dovrebbe essere difficile. Non dovrebbe essere difficile. E come si fa? Hai un cacciavite gigante? Sai che è un'idea? Avrei voluto pensarci io. Ma non preoccuparti. Devi rimuovere un bullone? Sì, grazie, fammelo fare. Ecco fatto. Prossima manina. Prossimo bullone più che altro. Ecco fatto. Vai, corri. Ecco fatto, è un pezzo andato. Per un pelo. Ma che... È un'arma a fasci di particelle, anello mancante. Attento! Oh, che boia! Dove eri 10 secondi fa? Anello mancante, scusami. Evita i laser spostandoti a destra o a sinistra. Hanno un robot gigante salvatore dell'umanità come guardiano per i mostri e non lo usano per combattere gli alieni. Aia, non so perché sono rimasto fermo per quel colpo. È in surriscaldamento, vai! Non provate a rifarlo a casa. Quando l'arma è danneggiata, saltaci sopra per distruggerla. Ok.
Fammelo fare però, che palle, ho capito. È un toro meccanico. Sono un campione. Ecco fatto, aspetta, aspetta, aspetta. Ecco fatto. E infine, ecco qua. Proseguiamo. Altra sequenza dove evitiamo i colpi, ovviamente. In realtà è una cavolata questa. Tra l'altro mi ricordo un gioco simile milioni di anni fa, che ci giocavo proprio da bambino, su uno di quei finti computer che ti regalavano. Non provate a rifarlo a casa. Ecco qua. Distruggiamolo. Ecco fatto. Ah, ma è la scatola che fa uscire i pidocchi. Colpiscila però. Devo dire che ho trovato però, nonostante sia fatto bene, ho trovato più interessante Megamind come gioco. Cioè, non è fatto male, anzi. A parte, vabbè, quella roba lì di Bob. Infatti abbasserò il voto solo per questa cosa, perché io mi ricordo giochi simili che comunque... simili, che avevano la funzione di usare il controller per fare quelle robe lì, ma avevano anche l'opzione per disattivarla. Questo gioco non ce l'ha, quindi... voto basso. No, voto basso no, dai, per carità. Non provate a rifarlo a casa. Come ho detto, è fatto meglio di un sacco di altri giochi che ho giocato e che avevano delle meccaniche orribili. Questo, beh, è fatto bene a modo suo. A modo suo comunque non è brutto. No. Comunque è molto punitivo. C'è da dire che è molto punitivo questo gioco, nel senso, quando devi guadagnare punti, ne guadagni un cavolo. Quando devi perdere punti, 2000 a colpo, 50, cioè, tipo qua adesso becchiamo 10 punti a colpo, mentre per quando sbagli una sola, un solo tasto, ne perdi 50. Che per carità, magari ne guadagni 60, però... comunque non ne vale proprio la pena. Cioè, o meglio, devi stare veramente attentissimo a non, a non prendere danno o a non sbagliare mai queste cose qua. Dammelo. Aia. Ah, giusto, è protetto dal muro. Sai che in realtà dovrebbe già cadere adesso, visto che è 3 bulloni su 4. Cioè, già ora dovrebbe crollare. Vorrei dirtelo. Ecco fatto. Ecco qua, a posto. Vai via, stupido pidocchio. Ecco qua, via il bullone gigante. Addio torretta. Quanti soldi del governo sprecati. Se riesci a svitare il braccio, potrai introdurti con facilità. Certo. Poteva essere più difficile di così. E come mi libero? No, questo gioco è infattibile. Se ti bloccano, devi per forza usare il Rumble e io non ce l'ho. Ecco fatto. Calmo. Ok. Dobbiamo evitare quello di ghiaccio. Ecco fatto. Dobbiamo evitarlo a tutti i costi, veramente. Dai. Aia. Ecco qua.
Ok, ok, ok. Quello di ghiaccio. Via. Ogni gioco di forza è cablato con qualcosa. Trova il collegamento e procedi. Ma va, chi l'avrebbe mai detto? Allora, io a questo punto toglierei subito di mezzo la torretta. Ecco, fatto. E ci siamo liberati di un grosso problema ora. Ecco fatto. Ora, quello giallo. Quello rosso con cosa è cablato, scusami. Perché, scusa, la barriera in teoria è gialla, non è rossa. Ecco fatto. Ecco qua, a posto. Sai che, allora, quasi quasi ve la butto lì, visto che il gioco comunque mi sta dando difficoltà per via di meccaniche non supportate. Potrei, dicevo, potrei giocare la versione PS2, che quella sicuramente Rumble non ce l'ha. Potrebbe essere una soluzione. Quasi quasi sì. Quasi quasi lo faccio. Magari questo primo episodio. Minchia. Questo prima serie di episodi lo teniamo su PS3. I successivi la facciamo sulla 2. L'unico modo per superare quella pista è usare le piattaforme. Chi l'avrebbe mai detto? Allora, prima però fammi vedere cosa abbiamo da questa parte. Ecco fatto. Madonna mia, ma questo gioco comunque ha delle buone idee. Ha delle meccaniche un filo strane, quello sì. Tipo la cosa lì del Rumble. Bella idea, ma realizzazione un po' no. Ok. Questione scientifica. Erogare potenza al cervello. Ok, abbiamo distrutto un altro campo di forza. Serve più potenza. Serve più potenza. Ma detto sinceramente, a quanto pare il governo fa un po' schifo, nel senso, non riesce neanche a tenere questi mostri sotto controllo. Ai robot, al robotone gigante, all'Evangelion, in pratica. Ah, come si dice, gli scienziati e coi fucili che bloccano le particelle molecolari viventi e non riescono a fermare una scimmia pesce, una donna grossa, che per carità, ok? Ma è la cassa, è la TNT di Bandicoot. Aspetta. Sì. È la TNT di Crash. Si attiva se gli vai vicino e se non la colpisce esplode subito. La TNT. Eccomi qua, arrivo. Aspetta. Ecco fatto. Non si lasciano indietro i punti. Possiamo andare? No. Attenzione, le difese sono appena state attivate. Ma come? Anello mancante! Anello mancante! Ma dimmelo prima! L'unico modo per superare quell'abisso è usare le piattaforme. Attenzione, le difese sono appena state attivate. Eccoli che arrivano! Avevo detto di non sottovalutarli. Ma scusami! Ecco fatto. Ah, ok, pensavo di dover fare a reverse il comando. Come fare shopping? Basta, anello mancante.
Ma che cazzo vuol dire come fare shopping? Ma che ne sa lui cosa fa fare shopping? Anche se effettivamente sa cos'è il baseball o il rugby o il football più che altro. Non mi sorprende cos'è che sappia cos'è lo shopping. Ecco fatto. Anello mancante, distruggi il pannello di controllo per fermare il robot. Arrivo. Mostro, vieni fuori. Eccomi. Ehi, che si dice? Ma come? Per fortuna avevo il paracadute. Rispondi, anello mancante. A parte che dovrebbe essere schiacciato da... Una storia. Il cervellone ha deciso di andarsene. Beh, in questo caso dovrei disattivare il robot manualmente. Guarda in giro e cerca un interruttore. Scusatemi, si è oscurata la telecamera. Stavo dicendo, a parte il fatto che dovrebbe essere schiacciato dalle ruote. Allora, 1, 2 e 3. Tac, tac, tac. Cioè il tizio si è lanciato in avanti mentre il robottone andava avanti. Dovrebbe essere stato schiacciato. Ho preso un altro trofeo, ho sentito il clink, ma non lo vedo. Secondo me, guarda, ve la butto lì. Secondo me tutte ste caverne le hanno scovate e ha iniziato a usarle dopo che il minatore le ha fatte. Ste caverne le hanno usate dopo il minatore. Se quello è Disney, questo è DreamWorks. Fatto. Non confondiamo. Il piano B è stato un successo. Ora, anello mancante, incontriamoci al portello di uscita. È ora di tagliare la corda. Ok. Giusto. Un portello di uscita sotterraneo. Dov'è Bob, scusami? E cosa ti aspettavi? Che delusione, Pismo. Rio. La spiaggia dei mostri. A parte che Bob basta che uscirebbe attraverso le grate, però. Sogni d'oro, mostri. Siete a casa e ci rimarrete. Urra! Yeah! Fine del gioco. Vabbè, guarda, non ho nulla da sì, quanti punti. Così, a caso. Allora, ho appena scoperto che il gioco è diviso in scene e fin là ci eravamo arrivati, ma ti fanno già vedere quante sono, quindi Trambusto in città, 1, 2, 3, 4, 5 scene, il grande pungiglione, 4, 6 scene, mostri contro alieni, 4, 6 scene, quindi 4 episodi a rigor di logica, saranno episodi lunghi? Va bene così, avrei dovuto guardarlo prima? Molto probabilmente. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti!